Sono qui con Don Ivan Maffeis, che è il direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Chiesa Italiana, nonché sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana. Gli voglio chiedere subito, il Papa ha detto ieri che vuole una Chiesa inquieta, forse anche un convegno inquieto. Vi state lasciando inquietare un po' di più dopo la giornata di ieri del Papa? Beh, il Papa ce l'ha messa tutta e ci è riuscito ad inquietare con le sue parole, con un discorso lungo, articolato, profondo, un discorso che non ha fatto sconti, un discorso attraverso il quale il Papa ci ha messo in guardia dal restare prigionieri della nostalgia, del porto sicuro, delle certezze. Ha detto: voglio una Chiesa che sappia affrontare il mare aperto, che sappia non aver paura delle frontiere, non aver paura nemmeno dei momenti di tempesta. Questa ovviamente è una missione, è una sfida, è un impegno su cui ci si misura e su cui soprattutto saranno chiamate a confrontarsi le nostre comunità. Dopo l'apertura del convegno lunedì, la giornata di ieri tutta dedicata agli appuntamenti con Papa Francesco, il convegno entra nella fase proprio dei lavori del convegno vero e proprio. Ti voglio chiedere una parola d'ordine: nella Chiesa è diventata sinodalità, c'è una Chiesa dove tutte le voci sono ascoltate, sono accolte, stiamo sui metodi, anche sull'agenda del convegno. Il singolo delegato a questo punto come può fare sentire, come può farsi ascoltare, come può anche entrare con la sua idea, il suo contributo anche in quelli che saranno i risultati finali del convegno? Potremmo dirlo con le parole che abbiamo ascoltato poco fa, proprio qui a TV2000. Ovvero un Papa che ci chiede di essere famiglia, una famiglia che sa uscire dall'egoismo, che sa spegnere anche il telefono in certi momenti, che sa parlarsi, che sa ascoltarsi. Per essere molto concreti, il Papa ha concluso l'intervento di ieri dicendo: vi affido il compito di camminare insieme, in stile sinodale appunto, cioè imparando proprio ad ascoltarsi. Prendete tra le mani l'esortazione apostolica, ha detto Papa Francesco, Evangelii Gaudium, e provate a calarla nel contesto di una comunità, di una parrocchia, lì dove la gente vive, dove lavora, dove partecipa alla vita ecclesiale. Ecco, il cammino dei prossimi anni della Chiesa italiana, vedremo cosa concluderà il convegno di questi giorni, certo, ma si misurerà con queste parole del Papa, e qui c'è veramente bisogno della creatività, dell'impegno e della buona volontà di ciascuno.